Benvenuti nella seconda parte del video. Ho dovuto staccare così perché mi sono accorta che avevo parlato tanto. Quindi ho scelto Mondo Convenienza, uno perché mi piacevano alcuni modelli, due perché il prezzo rientrava perfettamente in quello che volevo spendere, e tre perché comunque la qualità della cuscina non era affatto scarsa. Avevo testimonianze di chi ce l'ha, di chi la usa tutti i giorni, di chi ci vive, di chi la vive la cucina, lo stesso modello oppure il modello diverso, e si trovano bene, non hanno avuto problemi, non si è rotto niente fortunatamente. Anche loro l'unico problema l'hanno avuto con la spada del montaggio, quindi mi sono fidata, anche se online trovate tante recensioni negative di Mondo Convenienza, ma secondo me molte di quelle recensioni negative vengono lasciate o da chi ha un interesse, magari a un mobilificio, magari lavora per la concorrenza, o magari di chi effettivamente si è trovato male per la squadra di montaggio che ti mandano, perché c'è poca cura, diciamo che nel trasporto e nel montaggio da parte di Mondo Convenienza c'è poca cura. I mobili non sono una qualità di Mondo Convenienza, anche i mobili di qualità penso buona, dipende da quanto vuoi spendere, dipende se una cucina la vuoi per 20 anni o se la vuoi per 3-4 anni, come nel mio caso. Quindi sono andata da Mondo Convenienza perché è vicino, potevo andarci tutte le volte che volevo, anche solo per convincermi che era quella che mi piaceva. Avevo una scelta limitata perché comunque io mi sono fatta fare il preventivo per quanto riguarda anche una composizione, come si dice, una parola, su misura, ecco. Quella su misura, secondo me, per il tipo di mobili era troppo esagerata. A quel punto andavo al mobilificio piccolo o da Ikea a prendere una di quelle là con i super piano di cottura, super forno e tutto. Quindi mi sono fatta fare i preventivi e perciò vi dico che da Mondo Convenienza conviene molto per quanto riguarda le cucine sulle composizioni fisse, quelle già fatte da loro, mentre se la vuoi su misura il prezzo si gonfia tantissimo. Quindi la mia scelta era o su questa, che è il modello stella, quindi questa era 2,40 m, prendeva tutta questa parete, e poi farmi fare a parte colonna frigo e colonna dispensa, perché avevo bisogno di una colonna dispensa, essendo che poi a disposizione avevo pochi mobili, perché questo grande qua vicino al lavandino, che è un bel 60, un bel mobile basso di 60, purtroppo lo devo adibire a portabombola, perché il mio problema è sempre quello che quando abbiamo il gas di città, quindi mi serve un mobile morto che deve starci la bombola di gas all'interno. Quindi sono andata lì, oppure c'era la composizione Atena, che era giusto 2,55 m, quindi ci sarebbe andata proprio a filo muro, e aveva già il frigo, quindi aveva già la colonna frigo, però era più piccola, nel senso, come potete vedere, come avete visto negli altri video, la mia cucina è molto alta, quindi da giù a su misura 2,40 m. Di solito la misura standard delle cucine sono 2,19 m, 2,20 m, questa misura 2,40 m. I pensili sono molto alti, molto capienti all'interno, anche se sono alti devo mettere la scala per arrivarci. Io nella parte alta ci vado a mettere quelle cose che utilizzo una volta ogni tanto, e quindi è molto capiente anche per quanto riguarda i cassetti, anche per quanto riguarda il mobile che poi ho adibito a bombola in uso, quindi è molto capiente. Altra cosa per cui ho scelto il modello stella e non il modello Atena, perché il modello stella ha la possibilità di aggiungere altri mobili. Se io un domani voglio aggiungere un altro mobile, magari voglio fare la colonna frigo o fare un altro mobile con i cassetti o un altro mobile alto dispensa, ho la possibilità di farlo, perché proprio la composizione stella ti dà la possibilità di aggiungere più mobili, di personalizzarla, quindi di fare altri mobili come vuoi tu. Io ho preso infatti la composizione fissa,
ho dovuto per forza di cosa prendere la composizione fissa, quella da 2,40 m, c'era quella da 2,40 m, quella da 2,70 m, ma non era smontabile, quindi non entrava nella mia parete, quella da 3 metri, 3,30 m, 3,60 m. Col senno di poi, se avessi saputo che il fatto che se prendi la composizione da 3,60 m la devi, o 3,30 m la devi per forza montare così, era una balla, perché loro ti vogliono, se hai più spazio, se hai uno spazio diverso, loro ti vogliono logicamente vendere quella su misura in modo da far salire, da far lievitare il prezzo. Invece, se avessi saputo che alla fine sono mobili normalissimi, che si montano normalissimi, avrei acquistato la composizione stella da 3,30 m, avrei chiamato una squadra esterna, magari avrei chiamato anche qualcuno che me la andava a prendere e me la portava a casa, e l'avrei montata di mio gusto. Avrei messo le due colonne alte su questa parete qua, e il resto dei mobili su questa parete qua, anche se poi il resto dei mobili su questa parete qua erano 2,10 m, quindi sarebbe mancato un bel pezzo, però era più grande poi la cucina, ma non potendo scegliere, quella mi è rimasta proprio qua, andrei lì, andrei a prendere a schiaffi, figuratamente, e l'ha detto alle vendite di Mondo Convenienza, che mi ha detto: no, per l'amor di Dio, se avete 3,30 m prendete questa, ma se avete meno di 3,30 m scegliete altro, perché questa, come è pensata, così deve essere montata, se no non si può proprio montare, si scatafascia la cucina. E quindi ho scelto questa qua, perché questa qua era la grandezza, c'è lo spazio, c'è, sembra piccola ma lo spazio ce n'è tanto, la grandezza l'aveva, andava proprio bene su questa parete qua, però per sicurezza, e poi potevo prendere anche altri mobili da aggiungere vicino. Infatti ho preso la colonna di spensa, solo quella colonna di spensa è costata 250 euro, però è completa, c'ha tutte le sue mensole, tutte le sue cose. Però per dirvi, già un solo pezzo che si distacca dalla composizione fissa che fanno loro costa 250 euro, mentre quando stava fissa nella composizione ti veniva a costare meno, perché quella là da 3,30 m costava 1.050 euro, e c'aveva due colonne grandi, una col frigo già all'interno, e una con, appunto, dove veniva messo il forno, i cassetti e tutto il resto. Quindi era molto più conveniente comprare quella composizione là, ma io mi sono lasciata veramente intortare dall'addetto alle vendite. Ho creduto che veramente, se prendevo quella da 3,30 m, poi dove me la montavo, avendo solo 2,55 m di spazio, e niente, ho scelto questa, ne sono contentissima della scelta che ho fatto. La rifarei, cioè, col senno di poi, sapendo che si può montare a tuo piacere, anche se prendi una composizione fissa, avrei preso quella da 3,30 m, scegliendo solamente il trasporto. Poi trovavo qualcuno che me la veniva a montare a casa, un falegname, qualcuno che riusciva a farlo, e mi sarei fatta fare il montaggio da una squadra esterna. La mia paura nel chiamare una squadra esterna era pure legata alle recensioni, cioè avevo paura che se usciva qualche mobile distrutto, qualche pezzo mancante, qualche pezzo rovinato, poi sarebbero stati grattacapi, fatemi sostituire, perché non l'avevano aperti i loro montatori, e anche per questo ho lasciato perdere, diciamo. Quindi è un po' da pensarci su queste cose, se prendere la cucina e chiamare una squadra esterna, consapevole che poi, se esce qualche pezzo danneggiato, qualche pezzo mancante, ci sarà una lunga trafila burocratica per fartelo sostituire, almeno penso, oppure scegliere la loro composizione, quella che entra a casa tua. Io vi dico la verità, se avete 3,30 m, 3,60 m di spazio, prendete la composizione stella, quella là da 3,30 m, 3,60 m, che secondo me è bellissima, e ho tanto spazio io, figuriamoci quella composizione lì. E quindi tornando a me, tornando alla mia cucina,
fra le varie scelte avevo Atena, che poi ho scartato perché aveva poco spazio, aveva un solo cassetto, e essendo i mobili più piccoli, anche per quanto riguarda lo scolapiatti, questo qua ha scolapiatti, porta bicchieri e poi sopra c'è uno spazio che ci puoi mettere la qualunque perché ha un altro bello spazio, mentre quello della composizione Atena aveva solo il portapiatti e il portabicchieri e basta. Quindi anche là avevo meno posto, meno spazio. E quindi la mia scelta è stata questa. Poi ho scelto anche questa, come vi ho detto, perché potevo aggiungerci, posso aggiungerci altri mobili. Quindi se io fra un anno, fra 2 anni, mi stanco del frigo ad installazione libera e voglio la colonna frigo, posso prendere la colonna frigo, posso prendere degli altri mobili bassi, cassettiera, quello che voglio, perché proprio chi fa la cucina, il modello Stella, permette di aggiungere altri pezzi se vuoi, mentre per quanto riguarda il modello Atena, no. Il modello Atena, quelli sono le composizioni fisse. E così la puoi prendere. Ci sono altre cucine che pure avrei potuto farmi la composizione, ma avrei dovuto farla su misura o prendere la composizione tipo delle altre cucine da 2,55 m non mi piaceva perché più o meno era come quella Stella, quindi avevo un solo cassetto, mobili più piccoli, eccetera. Quindi la mia scelta è caduta sul modello Stella, quello da 2,40 m, a cui ho fatto aggiungere una colonna dispensa alta come la cucina e che veramente ci va tanta roba, come avete visto nel video precedente. Ci va tanta roba, come avete visto nel video dove vi ho fatto vedere tutta la cucina. L'unico neo di tutto ciò, l'unica parte che non mi è piaciuta del mio acquisto da Mondo Convenienza, per il resto sono rimasta soddisfatta. Con la cucina mi sto trovando bene, la qualità è uguale all'altra cucina che avevo, non dico che ci farò 10 anni, però secondo me se uno la sa tenere, la sa curare nel minimo indispensabile, la cucina dura parecchio. Mia cognata ce l'ha da 3 anni, mia nipote ce l'ha da 3-4 anni pure lei, non hanno avuto problemi, si trovano bene. L'unico neo, il montaggio. Vi devo dire anche del trasporto e della consegna, dovevano consegnarmela. Io sono andata ad ordinarla, mi sembra verso il 26-27 maggio. Doveva arrivarmi per l'11 di giugno. Infatti, avevamo un paio di settimane. Abbiamo dovuto smontare in fretta e furia l'altra cucina perché dovevamo fare i lavori del muro. Quindi, dovevamo spostare lo scarico perché il lavandino aveva lo scarico più su, i tubi più su. Abbiamo dovuto spostare i tubi perché l'ho fatto con il lavandino tutto a sinistra. Abbiamo dovuto spostare i tubi, fare il rivestimento del muro. Ho parlato tanto, sono molto stanca perché sto girando 3 video in un unico momento. Abbiamo dovuto rifare appunto il rivestimento delle piastrelle, avevamo 2 settimane. Io tutta contenta, si avvicinava il giorno 11 di giugno, mi chiamano e mi dicono che non è stata scaricata la cucina al loro magazzino. E che la prossima data disponibile era il 18 di giugno. Ci sono rimasta malissimo, vi dico la verità, ho detto, avevano ragione chi diceva che avevano avuto problemi, avevano avuto ritardi anche di 2 o 3 mesi, ma come faccio qua e là? E c'ero rimasta male e stavo aspettando che arrivasse sto fatidico 18 giugno per vedere se morire o se campare, se me la portavano o no. Il 14 di giugno mi chiamano e mi dicono: signora, abbiamo una squadra disponibile per domani 15 giugno, possiamo venire? Certo, venite tranquillamente, non c'è problema. E sono venuti il 15 di giugno, di sabato, a mezzogiorno. Il 15 giugno di sabato a mezzogiorno, mio marito stava a casa logicamente perché ha dato una bella occhiata. Sono venuti questi 2 ragazzi, devo dire la verità, erano gentili, erano italiani perché molte recensioni negative sono sui montatori stranieri, senza fare
questioni di razzismo o cose del genere. Molti dicevano, soprattutto al nord, che avevano avuto problemi con i montatori, che erano montatori stranieri, però vi dico che anche i montatori italiani più di tanto non vanno bene, guarda. Erano due ragazzi, uno credo che fosse quello più esperto, era quello che comunque prendeva le misure con la livella, che faceva i vari segni dove appendere i mobili, eccetera, eccetera. L'altro era più o meno il garzone, diciamo, era quello che portava i mobili, quello che faceva il lavoro più faticoso di portare i mobili, scaricare i mobili dal camion e tutte le cose più pesanti. Hanno detto che il muro era storto, ma so che il muro è storto, è una casa che ha più di 100 anni, già è un miracolo che nell'Ottocento, fino a fine dell'Ottocento, ti mettessero su una casa con i mezzi che avevano allora. Anche i muri dritti è anche un po' impossibile, quindi non volevano montarla. Mio marito si è arrabbiato giustamente perché la cucina ci serviva, quindi hanno trovato un modo per montare soprattutto i pensili. Poi gli hanno detto di fare attenzione perché vi possono cadere in testa, quindi non farli molto pesanti. Io mo appena posso sto cercando qualcuno che si intenta di montare i mobili, montarli bene, un falegname, qualcuno del genere, una persona esperta, appunto per fargli controllare i pensili e farli mettere a regola d'arte, perché me li hanno montati fra l'altro anche un po' storti le porte. Meno male che sono solo 4 pensili, non so 50 pensili. Non c'è stata molta cura da parte loro nel montaggio. Per quanto riguarda la parte elettrica ci ha pensato mio marito, ma loro ci hanno lasciato pure il forno fuori, perché loro manco la spina, non che te la mettono loro la spina nella presa, ma non ti danno nemmeno il tempo di metterla tu, perché la doveva mettere mio marito la spina nella presa. No, quando ce ne andiamo fate tutto quello che dovete fare. Quindi ci hanno rimasto il forno giù, l'ha dovuto montare mio marito. A malapena ci hanno montato il piano cottura e ci hanno lasciato il filo che penzolava, perché poi abbiamo dovuto fare noi la lunga con il filo della corrente. Mio marito lo sa fare, ha fatto tutto lui. Stessa cosa con la cappa, e non ci hanno montato un pezzo della cappa, che è un pezzo che la rialza un po', quello non ce l'hanno montato, quello avrebbero dovuto montarlo loro, ma hanno detto che non avevamo preso il servizio idraulico, che fra l'altro il servizio idraulico ti costa 170-180 euro per metterti due fili che sappiamo mettere anche noi e ammontarti il rubinetto della fontana, oppure semplicemente metterti la chiamata del gas nel piano cottura. Quindi loro ti lasciavano a terra sia il forno e sia quel pezzo della cappa, che poi te lo devi montare tu. Per quanto riguarda il forno l'ha montato mio marito tranquillamente, il pezzo della cappa ho detto lascia perdere, perché secondo me sta bene anche così, è inutile montarci sto copertone che è la lunga di un altro tanto, così più piccolina mi gusta di più. L'abbiamo conservato perché non si sa mai, se domani vogliamo metterlo lo mettiamo. I mobili giù, anche per quanto riguarda essere dritti, non è che sono drittissimi, ci sono dei cassetti che sono un pochino storti, ma quando chiamerò il falegname farò controllare anche questi. L'alzatina da dietro, magari è colpa della mattonella che è ondulata, perché le mattonelle, dove sono state messe le mattonelle del rivestimento, è tutto in bolla. Quando metti la livella è tutto dritto, perfetto, in bolla. Il ragazzo che montava, quindi diciamo quell'esperto, ha messo l'alzatina storta. Oddio, può essere che essendo la mattonella ondulata, quindi la mattonella non è liscia, ma c'ha queste onde che sporgono, appunto, che sono in rilievo, magari per via delle onde la mattonella, la zarina è venuta un po' storta. Ma qua dietro, non lo so se vedete, qua la cucina è più larga, il piano cottura è più largo, qua si va a stringere.
Mio marito pensava che avevano messo storto il piano cottura là sopra, abbiamo preso la misura, la misura del piano cottura va bene, l'hanno messo dritto, è l'alzatina che è storta. Ma io ho intenzione, vediamo fra qualche tempo, di mettere proprio l'alzatina, quella di marmo, quindi di farci il cordoncino di marmo e levare questa alzatina qua che è di plastica, diciamo, di plastica compensato, non lo so. Quindi la mia esperienza con la cucina di mondo convenienza è positiva per quanto riguarda il costo, i tempi di consegna e il materiale della cucina, negativa per quanto riguarda il montaggio, cioè secondo me o vanno di fretta loro i ragazzi perché devono montare nella giornata in più di un posto devono andare, oppure perché non è quello il loro mestiere, dovrebbero magari cambiare mestiere. Non me l'hanno, cioè, sono soddisfatta di tutto il mondo convenienza tranne del montaggio. Per il momento è 3 settimane che ho questa cucina, non ho avuto problemi, anzi devo dirvi la verità che il piano cottura Perla secondo me è molto meglio di quello che avevo. Io avevo il piano cottura De Longhi ma si macchiava, mentre questo poi il piano cottura Perla io lo trovo migliore di come era quello della De Longhi, in barba a chi dice che gli elettrodomestici Perla sono scadenti. Per il momento, perlomeno per quanto riguarda il piano cottura, mi sto trovando veramente bene. Per questo video credo che sia tutto, spero di non avervi annoiato con le mie chiacchiere, vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!